Buongiorno amici, ben ritrovati in questa giornata che inizia in pole position, che vede protagonista Calendasco in provincia di Piacenza, località dove ha sede un'importante azienda internazionale, la Irrimec, il gruppo Irrimec. Allora, questa mattina ci è venuto a trovare l'ingegnere Jacopo Fratus de Balestrini. Buongiorno. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Grazie per essere con noi. Che ci vuole parlare proprio di questo mondo dell'agricoltura, in particolare delle macchine per l'irrigazione. Sì, l'irrigazione è un settore in via di sviluppo un po' in tutto il mondo, in quanto c'è necessità di irrigare i terreni, non si può più fare a meno di macchinari che sappiano portare la giusta dose d'acqua al punto giusto, e quindi siamo presenti sia in Italia che in Francia con due fabbriche per dare una risposta a tutti gli agricoltori che hanno necessità di risolvere i problemi legati all'apporto idrico per le loro coltivazioni. Certo, e questo è un tema anche sociale, se andiamo a vedere da un certo punto di vista. Irrimec, d'altronde, in questo ambito ha un'esperienza trentennale, ultratrentennale. Ultratrentennale, infatti l'attività è cominciata già negli anni 70 su impulso di mio nonno, il dottor Ansoldi, dopodiché alla guida dell'azienda si è succeduto, poi è entrato mio padre, che è l'attuale presidente, e in questi 40 anni di storia praticamente abbiamo accumulato una grande esperienza, e con l'azienda sono cresciute anche diverse persone chiave che fanno tuttora parte dell'organico, che permettono di avvicinarsi alla clientela, di poter risolvere, insomma, e sviluppare i progetti. Quante persone conta oggi la vostra azienda? Oggi il gruppo al suo interno conta più di 150 persone. Quindi sono, diciamo, numeri importanti. Sono numeri importanti. Da lavoro alla immagino al paese, sicuramente alla cittadina. Alla cittadina, e lo stesso nella nostra fabbrica francese, che si trova in un punto, diciamo, un po' più isolato della Francia, comunque è un centro comunque di raccolta per diversi comunque dipendenti, operai. Immagino. Spieghiamo quali sono i tre prodotti più famosi principali. Il prodotto principale prodotto in Italia è il rotolone, quella bobina che molti nostri agricoltori conoscono, quella bobina di polietilene che viene svolta all'interno del campo e al terminale ha presente un getto che permette l'irrigazione del campo selezionando la pluviometria desiderata. Invece in Francia il prodotto principale è il pivot, che è quel perno fisso con delle ali che si estendono per diverse centinaia di metri, che permettono un'irrigazione circolare. Poi abbiamo anche delle varianti per un'irrigazione comunque frontale di tutta la parcella agricola. Agricola, quindi insomma elementi che rendono più facile la vita agli agricoltori, sì, scientifica anche. Più scientifica e automatica, perché comunque una volta azionata la macchina ha un sistema di rientro, o vuoi meccanico o vuoi elettronico a seconda della scelta del sistema, ma comunque automatico, quindi l'agricoltore può allontanarsi per svolgere altre attività. Voi fate vendita, ma fate anche assistenza, immagino, assistenza, sulle macchine. Assistenza, quindi ormai all'ordine del giorno svolgiamo corsi di formazione all'interno dei nostri uffici per i nostri rivenditori esteri, e abbiamo una rete di assistenza in Italia con persone che si spostano con delle piccole officine ambulanti pronte ad intervenire, perché nel momento in cui c'è bisogno, soprattutto nel nostro settore, è il momento in cui ci sono 40 gradi in mezzo ad un campo, e quindi la macchina che si ferma è veramente un danno per l'agricoltore, quindi dobbiamo fare il possibile per quando succede, perché certo, può succedere anche quello, di rendere la fermata la più breve possibile, ecco. Certo, agire tempestivamente, sì, per non far perdere anche soldi poi, certo, quello poi è produttività, produttività è tutto, certamente. Questo è il gruppo Irrimec di Calendasco, l'ingegnere Jacopo Fratus de Balestrini, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Noi torniamo domani mattina, amici, alle 7 in punto del mattino sul 282 del Digitale Terrestre Nazionale. Questa puntata, come altre, le potete rivedere anche sui nostri dispositivi mobile, siti internet, on demand e quant'altro. E noi ci rivediamo appunto domani mattina, sempre in pole position.